Andiamo per 4 minuti a Boston, continuando a parlare di musica, perché c'è chi ha trovato proprio in questo luogo un metodo un po' diverso per insegnare l'italiano, infatti la nostra lingua. Si può imparare anche cantando l'opera lirica. Ci spiega tutto Stefano Salimbeni. Ci ha fatto molto piacere oggi avere un trio italiano, un tenore, un soprano e un pianista, che hanno interloquito e cantato con e per gli studenti dell'Elliott School. L'italiano è una lingua viva, l'italiano è una lingua che deve trasmettere emozioni, è una lingua di passione e per questo abbiamo voluto trasmettere emozioni, passione, amore attraverso quello che è il bel canto italiano. È un modo innovativo per diffondere la nostra lingua, in cui crediamo molto. We are the only school in Boston. Siamo l'unica scuola pubblica di Boston che insegna l'italiano a tutti gli studenti dai 4 ai 14 anni. Penso che sposare in pieno questa lingua sia il modo migliore di onorare la cultura del quartiere in cui ci troviamo. That is the neighborhood. We have 2 full-time Italian teachers. Abbiamo 2 insegnanti madrelingua che considerano l'intera gamma delle arti e che usano la lingua non come materia a sé, ma come strumento per conoscere e apprezzare i pittori, gli scultori, i musicisti, insomma, la cultura. Italy and really embracing the whole culture. Questa è un'indicazione che arriva direttamente dal Ministero degli Esteri, dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Paese. È un modo per promuovere la nostra lingua e la nostra cultura, rompendo quello che sono le solite barriere. Non è difficilissimo, nel momento in cui è una comunità unita come questa, è un esercizio che richiede coordinamento. Credo che siamo fortunati qui a Boston perché ci stiamo riuscendo. Possible, but the most important ones are... Paradossalmente arrivano più emozioni di un pubblico di una sala da concerto, perché sono ragazzi giovani, attenti, curiosi anche di capire, di conoscere quello che è la musica italiana. Per loro penso che sia un'esperienza importante, sicuramente a livello formativo, ma anche a livello personale. La lingua italiana e l'opera, quanto sono indissolubili? Molto. Diciamo che con questa esperienza nelle scuole abbiamo avuto proprio la conferma. Ieri una allieva che ha chiesto alla sì, maestra, maestra fammi studiare l'opera italiana. Questa è stata per noi la più grande soddisfazione perché quello a cui miravamo era proprio far scattare una piccola scintilla che poteva essere anche di semplice curiosità o nelle più grandi aspettative di amore per la musica italiana e per la cultura italiana. L'idea è quella di diffondere il bel canto nelle scuole, diffondere la nostra lingua, ma naturalmente anche aggregare la comunità, e per questo sono stati concerti per la comunità italiana, italoamericana, ma anche persone americane, amanti della nostra lingua, del nostro canto, del nostro bel canto. E poi avevo pensato di organizzare a Italy una piccola sorpresa, un flash mob con loro. Fingendo di essere camerieri, interagendo tra di loro, ci regaleranno un'ulteriore emozione. Perché la nostra lingua vuole emozionare ed è quello che cercheremo di fare qui. Che bella cosa! Beh, questa è stata una bellissima idea del console Nicola De Santis. Alla fine fare questi flash mob, queste improvvisate, funziona sempre perché attira l'attenzione, la gente si incuriosisce e oggi l'avranno visti almeno 1 migliaio di persone. Adesso ormai tutti, Instagram, Twitter, Facebook, dirette da tutte le parti, bellissimo. Che bella cosa è una giornata sole. Tutto questo è un investimento a lungo termine, tutto questo è un investimento che però io credo che stia già generando i suoi frutti. Nel momento in cui vedi persone della comunità che si avvicinano, che chiedono di sapere, ti chiedono come possiamo aiutare, credo che questo sia il risultato più importante che si possa raggiungere.